In occasione del 4 novembre a Torrita di Siena è inaugurato il Parco della Rimembranza, sottoposto a lavori di ristrutturazione voluti dalla amministrazione comunale. Con noi il sindaco Giacomo Grazzi. Sì, abbiamo fatto oggi questa inaugurazione, è festeggiato la ricorrenza del 4 novembre, anche perché il parco è dedicato alla Prima Guerra Mondiale, alla fine della Prima Guerra Mondiale, oggi poi con il centenario, quindi è venuta, come si dice, molto bene. Sono contento di aver inaugurato questi giardini, che i lavori hanno riguardato la messa in sicurezza, quindi con l'abbattimento di alcuni pini che erano molto pericolosi e con la sostituzione di alcuni pini con, diciamo così, con altri alberi più adatti al contesto toscano. E c'era molta gente, sono contento per i tanti turistesi che sono venuti, ringrazio anche le forze dell'ordine presenti da tutta la provincia di Siena. E spero che sia uno dei tanti lavori che in questo anno, entro la fine, diciamo così, del mio mandato, faremo. Quindi c'è in corso la ristrutturazione del restauro del teatro e poi anche la messa in sicurezza e l'apertura del rifugio, diciamo così, il tunnel che passa sotto Torrita, che passa da Porta a Pago a Porta a Sole, e speriamo di dargli un tocco di freschezza entro maggio, che è poi la fine del mandato. Ringrazio, ripeto, i presenti e speriamo che Torrita, anche nel centro storico, riviva al meglio questi momenti di incontro. Siamo con l'architetto Curti Maria Cristina. Ci descriva un po' i lavori principali per la realizzazione del progetto. Buonasera, la parte, diciamo, più difficoltosa del progetto è stata la realizzazione della gradinata, sia per un problema di quote, che abbiamo dovuto raccordare le quote esistenti con il progetto della gradinata, e poi perché comunque la sovrintendenza ha preteso che fosse realizzata interamente in terra, quindi far tenere la terra non è semplice, quindi è stato fatto un sistema di terre rinforzate con una rete metallica, sostenuta poi dalla fascia in acciaio corten che si vede, e poi sempre la sovrintendenza ha voluto i sedili in legno, non l'avevamo previsto in pietra, che chiaramente per una questione di manutenzione erano stati messi in pietra, però è stato scelto un legno marino, cioè quello che viene utilizzato per le barche, quindi dovrebbe resistere.